Ancora un focolaio di Covid-19 in un ospedale dell'Aretino, sono infatti 11 positivi all'interno del reparto di medicina interna dell'ospedale della fratta di Cortona. A risultare positivi 7 pazienti e 4 operatori il reparto è stato così già chiuso. I pazienti positivi non sono certamente ancora ricoverati in medicina ma sono tutti stati trasferiti o in cure intermedie alla fratta o in malattie infettive e pneumologia a seconda chiaramente delle loro condizioni cliniche qui all'ospedale San Donato. Adesso c'è attesa per i risultati del sequenziamento del tampone effettuato sul primo caso per verificare la presenza di una variante. Chiaramente essendo la Valdichiana, tutta la Valdichiana sia retina che senese particolarmente coinvolta epidemiologicamente dalla presenza di varianti. Non è da escludere che si tratti anche in questo caso del coinvolgimento di una variante, il che fra l'altro spiegherebbe anche la rapidità del contagio, considerando che le varianti sono mediamente più contagiose rispetto al virus selvaggio, al ceppo selvaggio. Oggi intanto sono iniziati i tamponi di controllo sui 14 pazienti rimasti in medicina alla fratta. Cioè poi sulla base dei risultati li gestiremo di conseguenza, quindi quelli che continueranno ad essere negativi e che sono già chiaramente in quarantena, verranno trasferiti qui all'ospedale San Donato in un'area dedicata ormai alla quarantena anche dei pazienti dell'ospedale San Donato in maniera tale da poter poi gestire i posti letto della fratta come cure intermedie Covid, rispondere così ai bisogni che in questo momento l'epidemiologia ci sta dettando.